Nella terza udienza, il Tribunale di Pescara per il processo di Copiano parola agli avvocati difensori di alcuni dirigenti regionali tra i 30 imputati. Gran parte della mattinata è dedicata all'arringa dell'avvocato Francesco Carli per conto dell'ex direttore della Protezione Civile Pierluigi Caputi. Impropria l'accusa di omissione per il mio assistito, ha detto Carli, in quanto si è sempre speso per la redazione della carta localizzazione pericolo valanghe, andando anche oltre quelle che erano le sue competenze, ma non ha mai avuto riscontro da parte dell'amministrazione regionale che all'epoca viveva una situazione economica problematica e per questo non ha mai erogato i finanziamenti necessari, salvo poi provvedere subito dopo la tragedia. Insomma, i periti sono molto garbati in tutta la loro corposissima relazione. Il loro tono è un tono molto garbato, sia quando escludono responsabilità, sia quando individuano responsabilità o ritardi. Però, insomma, mi sembra che i periti diano delle indicazioni davvero molto aderenti al ragionamento difensivo che io ho proposto, e cioè che il quadro normativo fa una distinzione tra le funzioni degli organi di direzione politica e le funzioni degli organi gestionali, e le fa nel senso di escludere che gli organi gestionali abbiano capacità di decidere l'attività di programmazione. Il processo a questo punto riprenderà la prossima settimana, particolarmente attesa con altre tre udienze, perché parleranno gli avvocati difensori dei vari dirigenti della prefettura, primo fra tutti l'ex prefetto Provolo.